One Podcast. I tre consigli che non ascolto più. Ragionamenti nella puntata Non News di oggi. Buongiorno, bentornate e bentornati al caffettino. Sono Mario Moroni, come ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè parliamo di innovazione, ma oggi, visto che è venerdì, facciamo un ragionamento fuori dalle notizie, fuori dalle breaking news, facciamo un ragionamento su qualcosa che può essere utile a noi professionisti, imprenditori e, perché no, studenti. Oggi parliamo di consigli che non ascolto più da alcune persone, ma arrivano continuamente. Ed è un periodo questo perfetto per non farci trasportare fuori dal nostro seminato, ma prima di cominciare metti segui, attiva la campanellina, scrivi una bella recensione, perché il caffettino è qui con te tutto agosto. Tempo estivo, tempo di bilanci, tempo di feedback, sempre di più l'abitudine sana, e non forse anche, di ricevere feedback continui nelle aziende sta portando ognuno di noi a raccogliere opinioni, dati, criticità da altre persone. Con l'esperienza ho imparato che non devo necessariamente accettare tutti i consigli, anzi non devo accettare più consigli da tre particolari figure dell'internet che secondo me possono esserti utili per affrontare questo periodo, per evitare che ti guastino l'estate o forse anche la ripartenza settembrina. Più che singoli consigli che variano da persona a persona, ho smesso di seguire le indicazioni di persone che hanno delle caratteristiche ben precise che ti potrebbero portare facilmente fuori strada. Le vediamo oggi in questa puntata del caffettino. Numero 1, quelli che ti dicono: belli i tuoi contenuti, belli i tuoi lavori, belle le tue cose, ma... A questo rispondo sempre: senti, ma quali e quanti contenuti hai visto? Oppure quali e quanti lavori hai visto? E la risposta è sempre la stessa: ma uno o due, non ricordo quali. La mia mente bypassa, quando riceve questa risposta, qualsiasi cosa arrivi dopo. Credo che se non hai avuto il tempo necessario per analizzare il mio lavoro quotidiano, spesso profondo, spesso pieno anche magari di cose da sistemare, da migliorare, ma comunque volenteroso, se tu non hai voglia, io non ho voglia, non avrò tempo io di ascoltare il tuo non consiglio. E quindi grazie e arrivederci. Numero 2. Dovresti essere più naturale. Avete presente quelli che dicono così? Ma anche no, non abbiamo più bisogno di questi consigli, non dobbiamo essere più naturali. Dovremmo essere più coerenti, forse, con il messaggio, oppure dovremmo adattarci meglio al contenitore in cui veicoliamo il nostro messaggio, cioè se lo facciamo su TikTok, se lo facciamo in un podcast, se lo facciamo in un video, se lo facciamo in un audio. Ma di norma, chi ti dice di non essere così come ti vede e che invece vuole che tu sia più naturale? Di solito è un protoguru, aspirante tale che arriva da un altro mondo rispetto al digitale e ha scoperto ieri TikTok. E quindi auguri, auguri e benvenuto, benvenuta nel 2024. Numero 3. Posso consigliarti un coach? Posso consigliarti un guru, un formatore? Posso consigliarti un'altra persona che avrà un'altra visione? E alla fine eccola qui, che arriva sempre la marchetta. Quando chiedi le competenze di questo coach, di questo formatore, di norma non ha mai avuto esperienza nel tuo mercato, mai. Non ha mai avuto un cliente simile a te o un percorso già fatto. Quello che chiediamo dalla formazione è che di norma qualcuno che abbia più esperienza di noi, che ci guidi ad affrontare cose che lui o lei ha già affrontato. Quindi, guarda caso, di norma quando arrivano questi consigli tu sei il primo, sei una cavia pronta ad essere utilizzata per questo famoso amico o amica coach. In pratica farai da coach al tuo coach. Bene, bene ma non benissimo. In conclusione, amiche e amici del caffettino, non accettate più consigli da chi non vi tratta seriamente, da chi preferisce improvvisare un'analisi grezza e cercare di vendervi un prodotto rispetto a che dedicare il giusto tempo per il vostro percorso. I consigli non sono sempre bianco o nero, male o bene, zero o uno, ma dobbiamo stare molto attenti da chi arrivano, qual è il loro percorso e il perché arrivano a contatto con noi. Quindi viva i consigli, ma viva le persone che si fanno il mazzo per aiutarci davvero.
E tu, che consigli non ascolti più? Scrivimelo nei commenti della puntata, oppure anche scrivimelo via mail a mario@mariomoroni.it. Questo è Il Caffettino. Ogni singolo giorno, 7 giorni alla settimana, per tutto il mese di agosto, anche, chiaramente, 365 puntate l'anno. Io sono Mario Moroni, sono qui anche domani mattina per fare un bel, puntatone del Caffettino Due Voci. A domani!